Archeologhi, associazione culturale nata dalla vincita di Principi Attivi 2012, quindi progetto finanziato dalla Regione, con partner importanti come Terre e Vivarc, oggi si ritrova qui nell'organizzazione di questo workshop sulla bioedilizia, appunto reso possibile grazie all'ARTI, ente regionale dell'innovazione e tecnologia. La nostra mission era quella di valorizzare il nostro patrimonio storico e rivalorizzare il patrimonio naturale, appunto siamo all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Questo workshop sulla bioedilizia ci permette di fare tutto ciò. Abbiamo allestito un laboratorio di estrazione e lavorazione dei colori vegetali. E oggi vedremo appunto di studiare i colori principali, il giallo, il rosso e il blu, di origine vegetale. Questo argomento è nato qualche anno fa e sta prendendo sempre più piede. Il punto d'origine in Italia della nascita di questo argomento sono state la Regione Marche, dopodiché l'interesse per l'applicazione dei colori vegetali si è sparso su tutto il territorio italiano e anche oltre. I campi di impiego interessati all'applicazione dei colori vegetali sono la bioedilizia, sicuramente il restauro, le belle arti, l'ambito del tessile, quindi la colorazione del tessuto, la cosmesi e la didattica. Qua ci siamo riuniti per fare lavori con la terra cruda, per studiare la tecnologia della terra cruda, le possibilità di applicazione nell'edilizia e stiamo vedendo una tecnica in particolare che è la quincia, che ha un vincolo con l'archeologia perché le antiche capanne venivano costruite in forme simili. Diciamo che la quincia, che è la tecnica che utilizziamo qua, è un po' migliorata ed è stata approvata in Perù e in Argentina come metodo di costruzione.